questo è uno di questi. Posso rubare 30 secondi? Prego. Posso rubare 30 secondi solo per dire che è tecnicamente impossibile, perché intanto ci sono dei paesi che non prevedono la doppia cittadinanza, quindi se la persona prende la cittadinanza italiana e non ha più la sua cittadinanza di origine, dove lo espelli? Primo. Seconda cosa, sarebbe palesemente anticostituzionale. A quel come punto tutti sarebbero cittadini italiani e non è, mi scusi, ci sono dei paesi che non la prevedono la doppia cittadinanza, dipende dagli accordi con i paesi, quindi primo. Ma seconda cosa, sarebbe palesemente anticostituzionale, perché una volta che tu assegni la cittadinanza, è un cittadino esattamente come un cittadino nato in Italia da genitori italiani e non è che puoi discriminare rispetto al colore della pelle o al paese di origine. Ma che discrimini? Ma che discrimini? Allora, io parlo di elementi, Ma scusi, Prego, Federico. Ma tu non puoi espellerli, sto dicendo semplicemente, che non puoi espellerli. Perché semplicemente allora dovresti poter espellere anche un cittadino nato da genitori italiani, italiano da 10 generazioni, soltanto che quello tecnicamente non lo puoi fare. E non puoi mettere in condizioni diverse persone che hanno la medesima cittadinanza. Non prendiamoci in giro. Non raccontiamo fandonie ai cittadini di questo paese. È vietato. Ma no, ma l'ha spiegato molto bene la Fusani, ha detto giustamente, e su questo ha ragione, ho capito, ma giustamente la Fusani ha detto l'espulsione viene attuata quando non ci sono elementi sufficienti per prevedere la misura carceraria, perché sono sospette altre cose. Sono quelle, giustamente l'ha detto la Fusani, ha specificato. Ma allora non prendiamo in giro i cittadini. Diciamo semplicemente che già oggi la cittadinanza si può avere dopo 10 anni di permanenza e diciamo che questo ius soli è semplicemente una misura ideologica pericolosa. Se può essere che qualcuno l'abbia pensato fosse giusta, alla luce dei fatti di quanto è avvenuto in Europa da cittadini, ribadisco, di seconda e terza generazione, anche chi l'aveva proposta, misura anche sintomo di intelligenza, e dire sì, effettivamente forse non è il momento, forse non è il momento. Avete raccontato che era colpa dei migranti e dei barconi. Un attimo, Buffoni. Berlusconi, assolutamente vero, anche quello. Un po' di coerenza.